Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Come vedete, oggi io non cucino. Ma voglio fare questo video per farvi partecipi e farvi conoscere qual è il cenone tradizionale della vigilia di Natale napoletana. La tradizione vuole che il cenone della vigilia di Natale fosse di magro, quindi a base di pesce. E la carne veniva poi utilizzata il giorno dopo per, diciamo, il pranzo di Natale. La cena prevedeva un primo piatto a base di spaghetti con vongole, o meglio lupini, perché chi poteva permettersene le vongole, quindi si usavano la maggior parte i lupini, che sarebbero poi, come dico io, le cugine delle vongole. Per poi passare subito a un secondo, come un fritto di baccalà e di capitone. Adesso può sembrare strano pensare che anticamente mangiavano il baccalà, perché oggi costa tanto, e invece all'epoca il baccalà era l'alimento dei poveri, e insieme anche al capitone. Il capitone è praticamente una grossa anguilla che veniva appunto preparata insieme al baccalà. Dato che il menù a base di pesce veniva ritenuto magro, nel senso leggero, si inventarono i napoletani l'insalata di rinforzo. Ecco perché l'hanno chiamata così, per avere una cena più sostanziosa. Si passava poi, si chiudeva il pasto con qualche nocciolina, magari chi l'aveva in casa, perché magari all'epoca esistevano diciamo, alla portata quasi di tutti, e chiudevano con qualche dolce, diciamo, della tradizione, come ad esempio il rococò. Col passare del tempo a questo cenone sono state poi aggiunte altre portate. Vuoi perché con il boom economico, vuoi perché le famiglie economicamente cominciavano a stare un po' meglio, quindi aggiungevano a questo piccolo e magro menù altre pietanze, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove sono stati inseriti anche antipasti, aperitivi e dolci poi della tradizione, e anche qualcosa di più moderno. Adesso vi mostrerò qual è l'attuale cenone della vigilia di Natale napoletana, e naturalmente questo può essere per voi anche uno spunto, quindi avere qualche idea in più per poter preparare, insomma, per la vigilia. Naturalmente tutte le portate che vi elencherò troverete il link in info box, e quindi non dovete fare altro che scegliere e preparare il vostro menù preferito. Ed ora iniziamo dagli antipasti che vengono utilizzati per la maggiore nelle famiglie napoletane, come l'insalata di mare, che è composta dal polipo, dalla seppia, dai gamberi e dai frutti di mare. Per poi passare ai polipetti alla luciana, oppure muscardini cotti al pomodoro, sono una vera delizia. Le cozze al tegamino, profumate all'aceto, e diciamo che chiudono l'antipasto. Poi si passa al primo piatto, quello che è il classico piatto della vigilia, come tutti noi sappiamo, sono gli spaghetti alle vongole veraci. Come secondo piatto si è creata la tradizione di preparare il pesce cotto in forno oppure in tegame, ma diciamo, la specie del pesce più utilizzato qui a Napoli è la spigola, detto anche branzino.
e la, diciamo, la preparazione viene fatto all'acqua pazza. Si passa poi al fritto di baccalà, quindi la nostra bella portata di baccalà fritto insieme al capitone sempre fritto, che non può assolutamente mancare sulle nostre tavole, e poi magari contornato da un fritto di calamari e gamberetti. Accompagnano tutto ciò le zeppoline di pasta cresciuta, che possono essere poi arricchite naturalmente da cavolfiori, quindi le classiche zeppoline di cavolfiore, oppure di baccalà. Una buona insalata di rinforzo e dal classico broccolo nero al limone. Il broccolo nero al limone viene preparato in modo semplicissimo, bollito e condito con aglio, olio e limone. Piccola pausa e poi si passa alla frutta, frutta secca e frutta fresca. Di frutta secca intendiamo le noci, le nocciole, le mandorle, i pistacchi, insomma, chi più ne ha più ne metta, rigorosamente cotti in forno. Quindi spiluccati un po' alla volta, allungando così il tempo della tavola. E per finire poi con frutta fresca di stagione e poi dolci in fondo, dolci a gogò, dolci della tradizione e anche magari qualche dolce più moderno, come i classici rococò, i sosamielli, i mosaccioli, le cassatine napoletane, le paste di mandorla oppure il divino amore. E per poi magari accompagnati anche da una buonissima cassata siciliana e dai spettacolari cannoli appunto siciliani. Accompagnato tutto questo da un buon bicchiere di vino della zona, quindi magari non lo so, una falanghina o un fiano d'Avellino, insomma quello che uno preferisce di più. Tutto questo poi termina con un buon caffè alla napoletana, magari un limoncello e perché no una bellissima tombolata. Ma tutto questo che io adesso vi ho fatto vedere non è che si mangia in un'ora, perché la tradizione napoletana vera e propria è quella di preparare tutto ciò, tutti questi alimenti e queste pietanze al momento. Quindi si riuniscono le famiglie intere, e cominciano magari alle 6 del pomeriggio e terminano magari alle 11 di sera con questo lungo cenone. Però tutto viene fatto, come si dice dalle mie parti, frien e magnan, cioè friggendo e mangiando. E questa è una cosa molto bella, perché nelle famiglie, quando ci si riuniscono tante persone, chi scherza, chi fa una battuta, chi, insomma, c'è armonia, c'è amore e c'è anche tanta solidarietà tra di loro. Spero che questo video sia stato interessante e di vostro gradimento, e come dico sempre vi aspetto alla prossima ricetta. Un like al video, iscrivetevi al canale, se vi piace commentate. E mi raccomando, attivate sempre la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora chiudo questo video augurandovi una buona vigilia e un felice Natale. Grazie a tutti.